Ciao regà, com'è? Tutto a posto? Tutto bene? Boh, sono contento. Buonasera, buonasera a tutti. Un ringraziamento a tutti i ragazzi e non ragazzi che mi seguono, che sono interessati agli strumenti professionali per lavorare prevalentemente in legno. E un ringraziamento in particolare ai miei amici dell'utensileria Ferramenta Cervellin, che si trova a Tezze sul Brenta. Ricordatevi che hanno anche i prodotti della USAG, quindi se cercate prodotti del catalogo USAG, mandate direttamente senza stare a girare a destra e a sinistra, direttamente dai miei amici della filatura Cervellin, che loro sapranno soddisfarsi, soddisfarvi. Mi raccomando, andateci. Direi che a questo punto possiamo passare direttamente al prodotto. Il prodotto è della marca Virutex, che chi mi conosce lo sa, è una delle due marche per cui io ho un debole. La prima, vabbè, la prima credo che si veda, o meglio, la prima, una delle due Maffel, e la seconda sicuramente, anzi, una delle due è Virutex, la spagnola Virutex. Stiamo parlando di un pialetto rotondo, un pialetto tondo, un pialetto curvo. Ecco, questa espressione pialetto curvo ricorda un po' gli scherzi che si facevano tanti anni fa, chissà se si fanno ancora, gli apprendisti, quando arrivavano gli apprendisti, li si mandava a prendere l'ombra di campanile per colorare lo stucco, li si mandava a prendere la squadra tonda, e questo è il pialetto curvo, sembra una cosa un po', fa ricordare un po' quelle cose lì. E invece il pialetto curvo esiste, esiste e ce l'abbiamo davanti e sto per mostrarvelo. Allora, la valigia non ce ne occupiamo in questo momento perché ho già fatto, e già sotto lo trovate, un video apposito. Il video precedente a questo è il video proprio della valigia. In ogni caso, per sicurezza, io vi lascio il link sotto questo video, così ci arrivate direttamente, se volete vedervi le qualità di questa serie di valigie che si chiama Transport Plus, a cui appunto appartiene questa valigia, perché meritano. Ho voluto farci un video apposta perché ha delle caratteristiche, delle dimensioni, delle finiture che meritava un video apposta. Guardatevelo e vi lascio il link sotto. Non dedichiamoci quindi alla valigia, dedichiamoci direttamente al nostro pialetto. Vediamo cosa c'è, qual è il contenuto di questa valigia. Allora, qua abbiamo fissato tramite un velcro fissato direttamente alla valigia, un astuccio nero di stoffa con un collettore per la polvere, una chiavetta di servizio per cambiare i coltelli e una guida parallela da fissare lateralmente al pialetto. Dopo vi mostrerò dove va fissato. Intanto questi li mettiamo dentro, li mettiamo qui. E ora passo a mostrarvi la macchina in sé. Eccolo qui. Ve la mostro da questo lato. Adesso l'ho già regolata con queste inclinazioni qui. E dopo vi mostro come si cambia la regolazione. Niente di complicato. Ve la mostro da questo lato, lato davanti, dall'altro lato. Ok? Sotto e sopra e dietro anche, eccola qui. Aspetta, il suo profilo migliore è questo e ve lo faccio vedere un po' meglio. Passo a leggervi l'etichetta. L'etichetta l'hanno messa qua dietro, piegata. Io sinceramente l'avrei vista meglio qua. In altri pialetti mi sembra di averlo visto qua. Qua ci stava bene perfettamente. Qua invece è strano, ma vabbè, comunque non ha alcuna importanza rilevante. Allora, l'etichetta dice, vabbè, marchio Virutex, modello CE, quindi Caserta Empoli 96H di Hotel, CE 96H, 16.500 giri al minuto. Ah, la presa è staccata, ok? Ce l'ho così tranquillamente in mano perché la presa è staccata, la spina è staccata. 700 watt, made in Spain, è fatto in Spagna, lo fanno in casa. Questo marchio i prodotti più economici della sua gamma li fa in altre parti del mondo, mentre dal livello medio in su, quindi prodotti di qualità, li fanno in casa, li fanno in Spagna, li fanno a Barcellona, anzi una località vicino a Barcellona che dovrebbe chiamarsi, qui non c'è scritto, comunque Rubi,
Rugby che sarà un sobborgo di Barcellona, non lo so. Va bene. Quindi, non c'è molto da mostrare perché, a parte il discorso di flessibilità della suola, il resto è simile a un pialetto normalissimo. Questo, girando a destra o a sinistra, si regola in su o in giù il piano di entrata e di conseguenza l'asportazione del legno dalla superficie. Qua abbiamo un normalissimo pulsante. Questo qui non è, questo più piccolo, non è per fare in modo che resti acceso permanentemente, ma è la sicurezza per accenderlo. Quindi se non schiaccio questo, questo non riuscirò ad accenderlo. Vedi? Non riesco. Quindi col pollicione schiaccio qua e dopo schiaccio anche l'altro. Ok? Vabbè. I classici coltellini, quelli piegati a S, o chiamateli come volete, insomma, i coltellini che vanno quasi per la maggiore adesso. Sti due tappi che ricordano strumenti degli anni 50, qui hanno chiuso con queste due cose di metallo, strano, ma virutex cose normali non ne fa, solo cose strane, ma cose come si deve. Qua questa manopola e quest'altra manopola, o galletto, chiamiamolo galletto, servono per regolare la suola. La suola che, vedete, è abbastanza sottile. Comunque dopo ve la mostro meglio quando lo regolo al contrario, così vi faccio vedere anche come si cambia la regolazione. Mostrata, ve l'ho mostrata, non resta che la proviamo subito o vi dico un po' di difetti, non difetti, cose che non mi convincono al 100%. Ve le dico prima, dai, dopo lo proviamo acceso. Il cavo me lo sarei aspettato più lungo, quindi è un cavo più corto rispetto ai soliti strumenti professionali. O c'è qualche legge in particolare per cui per i pialetti deve essere corto, oppure vabbè, l'hanno messo un po' più corto. Non fa niente, una prolunga ce l'abbiamo tutti. La seconda cosa, qua c'è questo deflettore per i truccioli, vedete? Eccolo qua, questo. Quindi se voi lo usate, non volete attaccare l'aspirazione, ci mettete questo ed ecco che i truccioli vanno verso il basso. Al contrario, se volete usare l'aspirazione, svitate questo, c'è una vite qui, eccola qui, e ci mettete questo al posto suo. Entrambi però sono fissati con una vite soltanto. Mi fa strano che non sia stato previsto l'uso di due viti. Voglio dire, qua si muove così anche da solo. Non si rompe, non credo che si rompa, però è strano che ci sia una vite solo. Mi sarei aspettato appunto questa vite qua che c'è e un'altra di qua in modo da stare fermo. Non credo di romperlo, non credo di incastrarmi da qualche parte. Comunque così è. Vabbè, non fa niente. Va bene lo stesso. La terza cosa, questo sia un difettino che ho comunque risolto, il binario posteriore qua di regolazione della suola scorreva benissimo. Quello anteriore scorreva un po' in modo difficoltoso. Quindi l'ho smontato, ho levigato gli spigoli che forse avevano qualche bavetta, qualcosa, l'ho smussato un po' con una lima e dopodiché adesso funziona. Questo mi sarei aspettato che non succedesse trattandosi di un marchio top e di un prodotto professionale. Boh, adesso cosa facciamo? Lo proviamo definitivamente. Mettiamo via la valigia, anzi prima di mettere via la valigia vi mostro dove va agganciato la guida parallela. Eccolo qua, qui c'è questa vite qua, ok, adesso questa si svitta, questa si mette al posto suo. Vabbè dai, ve la faccio vedere direttamente, abbiate pazienza due secondi in più, allora così ve la mostro direttamente. Poggiamo qua il rullo, il galletto qua, questa si mette qui, questa la riavvitiamo. Adesso con i guanti ho un problemino, comunque sono riuscito, sì dai. Eccola qua, ok? Ok? Questo galletto serve per tenere questa guida parallela, non tanto bella da vedersi, ma decisamente robusta. Quindi svitto di nuovo, perché adesso per farvi vedere il funzionamento della macchina non ci servirà.
via. Questa la rimetto qui per sicurezza, per non perderla. Buona. Stavamo dicendo, tiriamo via la nostra valigetta perché facciamo la prova della macchina, perché come sempre ve la faccio vedere anche in funzione e mica solo chiacchiere qua. Qui come vedete ho già posizionato la mia morsa della Stanley. Aspetta che cerchiamo di venire un po' più avanti. Eccolo, così. E qui ho creato già questo pezzo di legno con questa parte convessa e questa parte concava. Questa è una prova che ho già fatto per conto mio, quindi l'ho tagliato grezzamente, proprio grossolanamente con la sega a nastro, e dopo l'ho allisciato con quello ed è venuto bene, liscio, perfetto. Per rifarvelo vedere davanti a voi, ripetere la stessa prova davanti a voi, ho fatto dei segni di matita che vanno a riprodurre la bruttura di un taglio pessimo, diciamo, di un taglio fatto col seghetto alternativo o con una sega a nastro, sia da questa parte, per la parte convessa, sia da questa parte, vedete, tutti i segni di penna rossa per la parte curva. Quindi io fra un po' passerò il pialletto, così vedrete che sparirà e lascerà una superficie come si deve. Allora, ho il pialletto già regolato per la parte convessa e quindi andremo a provare la parte convessa. Sta fermo? Sì, sì, sta fermo. Attacchiamo il pialletto, attacchiamo la spina del pialletto. Ok, e ve la faccio intanto sentire in funzione. Ok, adesso con una passata farò sparire i segni di penna rossa che riproducono il taglio di una sega a nastro. Quindi, vediamo se in questa posizione sono un po' scomodo perché sono un po' troppo alto, comunque dai. Spariti tutti i segni. Qua sono dei lamelli. Quando abbiamo provato il lamello classic qualche video fa, questo era il pezzo che ho riciclato adesso per fare una superficie liscia, perfetta. C'è anche da dire che il coltello è quasi nuovo perché l'ho usato pochissimo. Eccolo qua. Okay. Adesso proviamo sulla parte convessa. Quella è la parte concava, adesso proviamo sulla parte convessa. Così che vi faccio vedere come regolare i coltelli. Stacco la spina di nuovo, non parte, mollo qua, questo, vedete che qua ci sono due binari, uno e due, io mollando questo sono in grado, adesso sono in una posizione scomoda, di tirare qua, vedi? Vedi che la base va a tirarsi giù e quindi la tiro giù al massimo completamente. E lo stringo di nuovo. Guarda, vedi? Adesso questo è piegato in su, questo è piegato in giù. Piego, diciamo piego, regolo anche questa, dall'altra parte, mollo, e anche questa la regolo. Ti faccio vedere come regolarla al minimo, ecco qua. Fine corsa, ti faccio vedere da questa parte, visto che c'è. Allora, signore il cavo. Quindi fine corsa e stringo qua. Ok, buona. Naturalmente tra il fine corsa al massimo e il fine corsa al minimo ci sono tanti livelli intermedi dove tu alla bisogna, a seconda di quanto concavo, convesso, quanto curvo sia la parte che devi piallare e te lo regoli in base a quello, insomma. Io adesso questo è solo un esperimento, quindi l'ho messo al massimo della parte concava e al massimo della parte convessa, ma tu fai come vuoi a seconda delle tue esigenze. Riattacco la spina, così andiamo a piallare. Ti ho fatto vedere forse, no, forse non te l'ho fatto vedere. Comunque qua ci sono tutti i segni, si vedono segni di matita rossa
Eccolo qua. Che adesso andrò a spazzare via con una passata di pialletto. Riattacchiamo la spina. E dopo parliamo un po' dell'utilizzo che si può fare di questa funzione. Vediamo se dovrò regolarla di più. No, forse dovrò con questo. Questo ha la stessa funzione di tutti i pialletti normalissimi, cioè andare avanti e indietro con il piano di entrata. Forse è meglio, vediamo così. Ora proviamo. Stato un po' storto, ho dato due passate perché ero stato un po' storto e non avevo cancellato bene i segni di penna. Sono stato un po' storto perché non ho usato la guida parallela. Adesso, per farvi vedere, per praticità, non l'ho usata. Dopo, nell'uso normale, professionale, è meglio usarla. Comunque, eccolo qua, liscio, perfetto. C'è il saltino all'inizio, sia qua che qua, perché in questo caso ha un inizio e quindi non ho la possibilità di gestirmi. In realtà di solito, avendo un piano più basso, riesco a entrare da fuori, poggiarmi bene col piano in entrata e procedere meglio. Quindi questo lo evito. A cosa può servire questo pialletto? Vedete? Adesso non mi avvicino troppo con la mano, perché adesso è attaccato. Usando queste parti concave e convesse può servire per un tavolo, per esempio. Un tavolo tondo, se voglio sverniciare attorno velocemente, o tipo se ho fatto un cerchio per qualunque altro motivo, anche se non è un tavolo rotondo, una qualunque altra parte, magari sono in cantiere, l'ho fatto con una sega a nastro, l'ho fatto con un segretto alternativo, voglio allisciarlo, quello con una passata lo alliscio perfettamente, appoggiandomi con la guida parallela nera che vi ho mostrato poco fa. Vedete che il raggio è anche abbastanza, il tondo diciamo è anche abbastanza ridotto, quindi si possono fare anche dei cerchi piccolissimi. Certo, un tavolino piccolo così non lo fai perché non ci arriva la macchina, ma anche dei tavolini abbastanza piccoli riesci a piallarli tutto attorno. Si può usare per certe testiere di letti, insomma capitano le parti curve che ti può capitare di dover piallare. E cosa facciamo? Lo proviamo anche in piatto? Ma sì, dai, quindi mollo di qua, mollo di là, mi appoggio su una superficie piatta in modo da poter così, non balla. Adesso lo puoi usare come un normalissimo pialletto piatto, come un comune pialletto che hai usato mille volte. E già che ci siamo, facciamo una prova anche su una parte piatta. Via. Vediamo se ho un pezzo che può andare bene. Sì, proviamo con questo, è un po' troppo alto forse. Vediamo se funziona. Comunque. Ok? Fermo, sta fermo. Provo a fare, anche se sono scomodo, una passata così, al contrario, in modo che vedete la segatura che viene fuori. Vediamo se riesco a farmi del male. No, perché mi interessava che vedeste quanta asportazione fa. Bella macchina, bellissima macchina. Ma d'altro canto, porta il marchio Vinutex, quindi non può che essere una macchina bellissima. Ve la faccio sentire per l'ultima volta accesa, dopo stacco la spina e continuiamo a parlarne. Ok, stacchiamo la spina qua, ottimo, perfetto. Passiamo ai pro e ai contro. Come per ogni prodotto io vi dico i pro e i contro. Il pro è che è veramente versatile. Al normale utilizzo di un pialletto piatto
ci aggiungi la versatilità di poter piallare parti curve, concave, convesse, ma questa è una bella funzione, direi. Non lo userai tutti i giorni, lo so, ma magari quella volta l'anno che ti serve, benedici di averlo. Per il resto lo puoi usare come un pialetto piatto. Il contro, quando devi regolarlo per le parti piatte, ho staccato la spina, quando devi regolarlo per poter piallare le parti piatte, devi sempre appoggiarti da qualche parte, perché se no può succedere che questo sia un po' troppo in giù, questo un po' troppo in su, quindi hai necessità di appoggiarti, premere le due parti, stringere, può essere un po' più complicato rispetto a un pialetto normale, ecco, pialetto normale, dritto e dritto sempre. E quindi non ha problemi. Questo può essere un contro, ma diciamo che i benefici che porta una macchina così superano di molto questo piccolo disagio. A chi è consigliato? È consigliato al professionista. Io credo che l'hobbista non va neanche a sognarsi di comprarsi, a meno che non sia proprio uno che gli escono i soldi dalle parti recondite. Ecco, io non credo che l'hobbista possa ambire a comprarsi questo. Il professionista sì. Il professionista, se tu professionista stai già pianificando di comprarti un pialetto professionale, non una roba da 70-80 euro, un pialetto professionale, tra le tue scelte metti questo. Hai già valutato i pialetti dei soliti marchi professionali che vanno per la maggiore e puoi valutare anche questo. Questo ha la funzione in più. Rispetto a quegli altri marchi magari spendi ancora qualcosa in più, però è una funzione che magari ti servirà, che sicuramente ti servirà prima o dopo. Quindi, senz'altro, per il professionista va benone. Ve la mostro per l'ultima volta. Questa base è costruita con un materiale che somiglia molto alle spatole, quelle per spalmare il Bostik con la contatto, insomma. Si piega facile, non lo consumerete, perché io prima di averlo tra le mani mi sono detto, ma magari con l'uso si consuma, si finisce. Mai, mai. A parte che c'è eventualmente il pezzo di ricambio, se tra 20 anni ti si finisce la base, ma non si consumerà mai, va là. Bene, detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto anche questo video. Io cerco anche di portarvi strumenti strani, cose strane, e ve ne porterò ancora. E ringraziare i miei amici dell'affilatura Cervellin, loro, ricordatevi, ve l'ho già detto in qualche video fa, hanno qualche centinaio, forse migliaio di frese d'occasione per la toupie. Quindi, se avete una toupie e volete dotarvi di buone frese usate d'occasione ma ancora perfette, tutte affilate, provate a dare un'occhiata al sito Facebook, alla pagina Facebook dell'affilatura Cervellin, che si chiama appunto Affilatura Cervellin. Su Facebook andate Affilatura Cervellin e trovate un po' delle frese di cui vi sto parlando. Per il resto, grazie ancora e ci vediamo la prossima volta. Non so cosa vi porterò, forse vi porto il lamello ZP2, forse, ma non sono sicuro, ma non sono sicuro. Dai, vedremo. Grazie, ciao, ciao.